Blade nell'antichità. La regione del lago di Blade, protetta dalla corona degli altopiani delle Alpi e separata dalle pianure dell'Alta Carniola dal profondo letto del fiume Sava, era abitata dall'uomo già in un'epoca molto antica, come ci testimonia la presenza di molti siti archeologici sul territorio. I resti più antichi della presenza umana in questi luoghi risalgono al periodo dell'ultima glaciazione. 14.000 anni fa si sono insediati nei pressi dei piani erbosi di Blade i cacciatori dell'epoca glaciale. Nella grotta Poglejska Zirko presso Polšice sono stati rinvenuti i loro utensili in pietra, resti di focolare e molte ossa animali. Gli utensili per la caccia venivano ottenuti dalle schegge di selce e la selvaggina più cacciata era composta da stambecchi, caprioli e marmotte. A partire dall'ultima fase dell'età della pietra e durante tutta l'età del rame, più di 6.000 anni fa, la regione di Blade, grazie al clima mite e alla terra fertile, diventò invitante anche per i coltivatori e gli allevatori che vi si insediarono. Gli abitati venivano costruiti preferibilmente in zone difficilmente raggiungibili, come ad esempio sulla roccia a ridosso della gola del fiume Sava Bohinka presso Bodešce, oppure sull'isola al centro del lago di Blade. Qui sono state rinvenute punte di freccia in pietra di ottima fattura, il che fa pensare che l'attività della caccia costituiva ancora un importante modo di approvvigionamento del cibo per le comunità dell'epoca. La regione di Blade ha conosciuto una propria prima fioritura nell'età del bronzo. Di questo fatto sono testimoni i reperti risalenti al periodo tra il XIII e XI secolo a.C., ai quali gli esperti attribuiscono un aggiuntivo valore culturale. Sul fondo del lago, infatti, presso la foce del fiume Esernica, sono stati rinvenuti due pugnali, i quali molto probabilmente vi erano stati gettati a scopo rituale. Simili motivazioni vengono attribuite anche alla presenza di due tesoretti interrati sulla riva del lago. Il tesoretto più ricco conteneva 29 oggetti: asce in bronzo, un pugnale, frammenti di pane in rame, falcetti in bronzo, una lancia, aghi ed una guarnizione in lamina d'oro. Dal punto di vista abitativo, grazie alla sua posizione dominante e alla protezione naturale, il rilievo del castello acquistò un'importanza rilevante nel periodo successivo all'età del bronzo. All'inizio dell'età del ferro, infatti, circa nell'800 a.C., diventò e rimase fino all'arrivo dei Romani il centro abitativo della zona di Blade. Sul versante settentrionale del rilievo sono stati rinvenuti i resti di una casa rimaneggiata più volte, che faceva parte dell'abitato databile all'età del ferro. La necropoli pertinente all'abitato in questione è stata localizzata nella zona oggi chiamata Pristava. Le indagini archeologiche hanno restituito 80 sepolture ad incenerazione e due zone adibite all'incenerazione stessa dei defunti. Nelle tombe accanto alle urne sono stati rinvenuti diverse forme di vasellame e oggetti d'ornamento, tra i quali sono presenti soprattutto molte fibule. L'epoca romana non ha lasciato molte tracce di sé nella regione di Blade, poiché veniva considerata come un piccolo territorio periferico in un immenso impero. La civiltà romana ha però raggiunto anche queste zone. Gli scavi presso Jelece e Zasip hanno portato alla luce delle mura appartenenti a ville romane. Le fibule ornamentali ivi rinvenute testimoniano la presenza di nuovi influssi della moda romana, mentre i rapporti con la capitale Roma sono testimoniati dalla presenza di monete che riportano le sembianze degli imperatori romani. Nella tarda antichità il rilievo del castello divenne di nuovo un centro abitativo. Nel V e VI secolo d.C., sul versante occidentale del rilievo vi era un insediamento fortificato abitato dai romanici originari del luogo. Questa popolazione, dopo la caduta dell'impero romano d'Occidente, fu soggiogata dapprima dalle popolazioni germaniche dei Goti orientali, poi da parte dell'impero bizantino durante il regno dell'imperatore Giustiniano ed infine dai Longobardi.
I loro defunti venivano sepolti lungo la via sopra l'abitato. Le donne usavano portare gli ornamenti caratteristici dell'epoca, come ad esempio la fibula a forma di pavone, simbolo cristiano della vita eterna. La più alta densità della popolazione in queste zone viene registrata nei siti risalenti all'alto Medioevo. La regione di Bled faceva parte della Carniola, patria degli Slavi, come viene chiamata la Carniola alla fine dell'VIII secolo da Paolo Diacono nel suo famoso lavoro Storia dei Longobardi. Uno dei siti più importanti è quello di Pristava, situato sotto il castello di Bled, dove gli archeologi hanno portato alla luce un'importante necropoli e resti di un insediamento slavo, cioè case in legno ad un piano composte da travi o grosse assi. Gli slavi di Bled erano contadini e allevatori di bestiame. Si dedicavano a diverse attività artigianali come alla carpenteria, al mestiere del fabbro e quello del vasaio. Presso Sebenje è stato rinvenuto un tesoretto composto da oggetti in ferro che testimonia il modo di vivere di una persona del luogo, contadino durante i periodi di pace, soldato di cavalleria durante le guerre. Tra i numerosi oggetti ornamentali sono presenti a Bled anche alcuni caratterizzati da simbologie cristiane, che testimoniano il graduale passaggio alla fede cristiana della popolazione di questa regione, soprattutto durante il IX secolo. Non a caso, le fondamenta di una delle chiese più antiche sono state scoperte sull'isola del lago di Bled. Bled è emerso dall'anonimato della storia nel 1004, anno in cui vengono datati documenti scritti nei quali il nome appare per la prima volta. Già nel 1011, in altri scritti, viene nominato il castello e nel periodo seguente, fino alla fine dell'undicesimo secolo, si leggono in vari documenti anche i nomi della maggior parte dei paesi della regione di Bled.